quanti Lucio, tanti Lucio, ma questi sono i ritratti di Maurizio Galimberti, sì, abbastanza noto come fotografo, fotografo, instant Polaroid, instant artist. Instant artist, più artista che fotografo negli ultimi anni, sì, a sentire gli stesso. Ben arrivato a Bologna. Grazie, vabbè, davanti alla foto di un amico che non c'è più. Era... Ci ricordi un po' come, quando è che hai fatto quest'opera? Ah, quest'opera è stata fatta durante Arte Fiera a Bologna, e poi dopo 2 o 3 giorni mi chiamò e mi disse che aveva deciso di utilizzarla per la sua copertina. Però mi disse da buon tirchio che non aveva fondi. Aia. Allora io, dopo che ho visto che le sue foto le aveva fatte Palladino, Ghirri, così, ho detto vabbè, te la regalo. Fa niente che dopo, quando è morto, qualche urino in banca ce l'aveva, però le volevo molto bene a Lucio, quindi sono contento e onorato di aver fatto questa foto. Senti, eri ad Arte Fiera. Ad Arte Fiera. Cosa sì, che sei anche quest'anno, no? Per sì, Arte Fiera. Quest'anno sono anche quest'anno ad Arte Fiera, tra altre cose. Siamo qui in questo bellissimo spazio curato da Artistocratic, da Tommaso. Tommaso Stefani, ma via Frassinago 18, sì, insomma, in questi giorni vernici, mostra, automostra, qua si vedono tutte le tue opere, gran parte delle tue opere in vendita. Sì, c'è tanti lavori, c'è l'Italia, poi ho visto che ci sono i ritratti, sì, c'è qualche cosina anche di New York, quindi un lavoro... Quasi un'antologica, insomma. Sì, un'antologica, mi tocco perché antologiche portano male, si sa mai. No, cioè, quasi antologica. Quindi, no, però una bella mostra organizzata, tra altre cose, in uno spazio magnifico, quindi sono molto felice di essere qua e... Un ragazzo folgorato nel 68, non dalla politica ma dalla Polaroid. Warhol già utilizzava da qualche annetto, non da tanto, questa macchina che all'epoca era veramente super tecnologica. Sì. Diciamo che Warhol utilizzava più che altro le pellicole a strappo, mm-hmm, e poi alla fine la SX70. Diciamo che io ho cercato di dargli un mio linguaggio, che è quello che sta tra il futurismo, Marcel Duchamp, il nudo che scende le scale, per quanto riguarda i ritratti e i mosaici di architettura, mentre quando vado ad affrontare gli scatti singoli, quindi il paesaggio, così, tipo quelli che ci sono qua nel mio libro Viaggio in Italia, mi ispiro più al cinema, alla poesia, ad Antonioni, a Wenders, quindi ha uno sguardo che è fatto di emozioni e, come diceva Delacroix, non è uno sguardo fatto con la lente di ingrandimento, quindi immagini perfette, ma sono immagini imperfette per lasciare spazio a chi usufruisce dell'immagine attraverso l'imperfezione, lasciare lo spazio del sogno, dell'emozione. Ecco, queste due parole, c'è anche tutta la distanza che c'è fra l'insta Polaroid fisica, materica, e l'insta invece, che adesso è molto gram sulla rete, sì, ma è molto digitale come l'oggetto che tengo in mano e che, no, ci produce questo video. Tu parli di cosa completamente diversa fra l'insta, sì, Polaroid, diciamo così, e quella gram, che parte dall'emozione, dal momento dello scatto, ma anche alla ricerca della perfezione, tu dici, nel digitale, cose che fa la differenza. A te non piace questa ricerca della perfezione? No, guarda, ti faccio un esempio. Ultimamente mi sono innamorato per la prima volta in vita mia di una macchina digitale. News, che macchina? Vabbè, io ho una Lumix che mi hanno dato gli amici di Panasonic, a quale sono molto affezionato, uso come fogli d'appunti. Sì. Poi ho avuto così questa Leica M con l'obiettivo Noctilus, che è questo obiettivo pazzesco, che è un diaframma 0,95, quindi di notte hai bisogno di chiudere il diaframma perché è troppo luminoso. Era l'obiettivo che avevano progettato per il film Barry Lyndon, di Stanley Kubrick, e devo dire che ho visto proprio come la mia, diciamo, poetica della non perfezione della Polaroid l'ho tirata fuori anche con un mezzo tecnologicamente pazzesco e definito come possono essere gli obiettivi Leica, perché ho realizzato delle immagini alla massima apertura, quindi con un fuoco minimo, quindi con poca profondità di campo, quindi con tante sfocature sullo stesso soggetto, proprio per cercare questa strada dell'onirico e non della lente di ingrandimento. Quindi, cioè, si può? Si può, assolutamente, si può. Basta far andare il cervello. Il problema è che tanti che oggi usano Instagram non hanno nessuna cognizione della tecnica fotografica. Sui 150 milioni di utenti, cioè, se ce l'avessero tutti sarebbe un problema. Teniamo conto che la fotografia nelle scuole non è materia di insegnamento, no, soprattutto nelle medie superiori o alle medie.
E quindi questi, se gli chiedi alla gente cos'è la profondità di campo, che cos'è un diaframma, non sanno neanche cos'è, e alla fine sono quelle piccole cose che fanno la differenza, come dire che tu hai una macchina automatica e ti dicono tu schiacci il freno e freni, schiacci l'acceleratore e acceleri, e poi però se mi trovo a un certo punto che devo andare indietro non mi hanno detto che devo mettere la retromarcia, come faccio? Ecco, lì è la stessa cosa, cioè la non conoscenza ti porta alla standardizzazione e, se vogliamo, anche alla ghettizzazione dell'immagine. Cioè, no? Non hai un account Instagram? No, sì, no, ce l'ho. Oh, come si chiama? Come ti chiami? Maurizio Galimberti. Ah, perfetto, benissimo. Però diciamo che ce l'ho per pubblicare le mie foto sempre, certo, così, sull'emozione, ah, e per sbicciare anche un po' quello che fa mio figlio, che da 4 mesi si è intrippato. Quanti anni ha? Quanti anni? Mio figlio è grande, ha 32 anni, okay, si chiama Giorgio trattino basso Galimberti. Si è intrippato con Instagram lui? Sì, e devo dire che sta facendo bene. E proprio a livello di progettualità, parlando con lui, anche ieri sera eravamo con lui e si parlava proprio di questo problema, no? Di queste immagini che sono comunque sempre immagini usa e getta, perché alla fine lui, per dire, ha iniziato a fotografare da 4 mesi e non ha una sua progettualità, un suo punto di vista, e quindi mi dice cosa devo fare, cosa devo fare. Devo cominciare a, perché secondo me con la contaminazione della storia puoi, diciamo così, andare avanti a fare fotografia. Se tu nella testa non hai niente, non puoi fare niente. Senti, ma conosci Nino Migliori? Sì, Nino Migliori è un caro amico. Certo. Ho fatto parte anche del suo gruppo Abrecal fine anni 80. Però che devo passare per questo? Lui, sì, lui utilizza il mezzo che ho in mano io, sì, cioè che è un iPhone, però un smartphone. Nino, se guardi le sue fotografie in bianco e nero, capisci che era uno che conosceva la camera oscura, conosceva la tecnica, okay, e poi da lì, cioè come quando Matisse ha fatto le figurine ritagliate con la forbice, no, però dipingeva come Matisse, quindi come senza, poi si poteva permettere anche di ritagliare la carta e dare delle forme, però aveva un background pazzesco. Nino è uno che ha un background pazzesco e quindi fa benissimo utilizzare questa tecnologia, come io ti sto dicendo, ho utilizzato Leica, però l'ho utilizzata con la mia progettualità, che è quella dell'immagine non definita, okay, e quindi l'immagine più legata al sogno che alla realtà. Ecco. L'ultimo scatto che hai realizzato? L'ultimo? Stamattina? Ora? Quando? L'ultimo scatto che ho realizzato, ero in autostrada, fotografato col telefonino una macchina che mi ha fatto vedere un distintivo della polizia perché andava un po' forte, ho detto ma aspetta che lo fotografo. Perfetto, quindi guidando, hai fotografato in autostrada? Perfetto. Cioè, avevo fotografato lui, quindi c'è stato uno scambio di fotografie perché cosa non si sa. Però l'ultima foto è quella lì. Invece l'ultima foto che sono, sì, affezionato, vabbè, ieri sera a mio nipote che non mi salutava perché ha detto che gli ho attaccato il raffreddore che non c'ho. E quindi non so come ho fatto. Ecco. Diciamo che comunque questi fanno parte anche dell'album della memoria, no? Cioè, certo, velocissimo, però il problema è poi sempre che cosa te ne fai di quelle immagini lì, se la maggior parte penso che finiscano, quando finisce il telefonino finisce anche le fotografie, no? Cioè lo butti via perché io voglio vedere quanti le scaricano, quanti, io ad esempio non ho il computer quindi non li posso neanche scaricare, a meno che vado da chi mi gestisce la stazione digitale, però io non ho il computer. Quindi non potrai neanche vedere questa intervista che va sul blog del Corriere, dammi no, il tiro. No, la vedo sull'iPad. Va bene, vedo. Allora c'hai qualcosina. D'accordo. Sull'iPad la vedo. Grazie. Buona Bologna. Grazie, grazie a te, complimenti, grazie.